Ha sciolto il giacchetto. Siamo qui in via Famagosta davanti al Carrefour. Per questa mattina sono stati respinti i camion per il rifornimento delle merci, questa mattina alle 5, e adesso i lavoratori in assemblea, dell'ultima assemblea, stanno decidendo le azioni sindacali per i prossimi giorni. Cosa faremo? Allora, nell'immediato domani alle ore 10 in viale Faenza, presso la sede del CAB, ci sarà un'assemblea a cui invitiamo lavoratori e cittadini a partecipare. Sarà uno dei momenti in cui si promuoverà la mobilitazione e si raccoglieranno anche proposte rispetto al proseguo dello sviluppo della mobilitazione e del comitato di lotta che è nato, i compagni e le compagne di Luciano. Senti, mi fai tu un riassunto dell'iniziativa di oggi? Sì, questa mattina questa è stata una prima mobilitazione, anzi non è stata la prima mobilitazione, perché già sono stati fatti banchetti in solidarietà a Luciano, dove sono state raccolte già più di 200 firme. Questo il blocco che c'è stato oggi dei camion che rifuoriscono il supermercato è stato una tappa del percorso di mobilitazione, appunto, per la riassunzione, per il reintegro di Luciano. La mobilitazione, come ho detto prima, prosegue. Domani c'è questa assemblea, lo ripeto, alle 10 in viale Faenza 12/7. Invitiamo tutti a partecipare e poi di seguire, appunto, sulla pagina Facebook che è stata creata, lo sviluppo della mobilitazione. Metteremo, appunto, i vari appuntamenti e le prossime scadenze. Ti ringrazio. Niente.